Alessia Pifferi non solo aveva un handicap, al punto da avere un insegnante di sostegno alle scuole superiori, ma era anche stata visitata da uno psichiatra da bambina. Per questo motivo chiedo un'integrazione documentale alla perizia psichiatrica. Così ha dichiarato l'avvocato Alessia Pontenani, che difende la madre di Milano, accusata dell'omicidio volontario della sua bambina Diana, di 18 mesi. La donna ha lasciato la piccola sola in casa per una settimana, con soli due biberon a disposizione. Partì il 14 luglio 2022 per raggiungere il fidanzato all'EFFE, Bergamo, e tornò il 21, quando ormai Diana era deceduta per mancanza di cure. Nei primi interrogatori, la madre ha ammesso di aver sempre saputo del pericolo mortale in cui aveva posto la figlia. Secondo la perizia psichiatrica eseguita dalla Corte d'Assise e condotta dallo psichiatra Elvezio Pirfo, Alessia Pifferi è in grado di intendere e di volere. La capacità intellettiva di Alessia Pifferi nel corso dei colloqui è nella normalità e a qualsiasi domanda ha risposto in modo compiuto, peraltro non ha nessun deficit di memoria. Per lo psichiatra la donna ha scelto di priorizzare la sua identità femminile rispetto a quella di madre. È stato proprio lei stessa ad ammetterlo al perito. Quando ero con lui mi annullavo come mamma. L'avvocato dell'imputata sostiene invece che lei sia incapace di intendere e volere, affermando che questa incapacità è presente fin dall'infanzia a causa di un grave ritardo mentale. Secondo la difesa, questa condizione sarebbe stata celata dalla madre Maria Assandri e dalla sorella Viviana e sarebbe la causa del suo comportamento criminale. Secondo quanto riferito dall'avvocato Pontenani, l'imputata ha subito un trauma durante l'infanzia a seguito della morte ravvicinata dei suoi due nonni che l'avevano cresciuta, come accertato da alcuni professionisti che l'avevano visitata in quel periodo. L'avvocato ha presentato le pagelle della scuola superiore dell'imputata. Nel periodo 1999-2000 ha frequentato l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Sociali Oriani Mazzini, iscritta al corso di operatore dei servizi sociali. I voti riportati sono stati scarsi, 3 in inglese, 4 in italiano e 5 in matematica nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre si aggiungono voti non classificabili, soprattutto in italiano a causa delle numerose assenze che ammontavano addirittura a 64. Come conseguenza l'imputata è stata bocciata. Secondo l'avvocato ciò dimostra che Alessia Pifferi non era in grado di apprendere, specialmente considerando che la scuola ha fatto ogni sforzo per aiutarla, come dimostrato dalla documentazione presentata. Inoltre, dopo la pubblicazione delle pagelle del primo quadrimestre, in un documento datato febbraio 2000, la scuola ha informato i genitori della necessità per la ragazza di frequentare corsi di recupero. In merito al profitto, risulta scarso in tutte le materie a causa di notevoli lacune pregresse e difficoltà nell'approccio alle materie. Sua figlia dovrà frequentare corsi di recupero in italiano e matematica e dovrà effettuare un recupero individuale nelle materie, tutte, ove sussistano lacune e carenze sulla base delle indicazioni dei docenti che si impegnano a colmarle. Si confida nella collaborazione della famiglia. È stato fornito un insegnante di sostegno ad Alessia? Secondo quanto afferma il suo avvocato, sì. E questa deduzione è supportata da altri due documenti che forniscono ulteriori dettagli sul suo rendimento scolastico. In questi documenti compare la dicitura «valutazione bimestrale servizi sociali», che di norma indica la necessità di un insegnante di sostegno. Inoltre vengono riportati nome e cognome della professoressa incaricata. Ma c'è un altro documento in cui Maria Assandri chiede che sua figlia non segua un programma personalizzato, come solitamente fanno gli studenti che necessitano di supporto, ma che segua invece lo stesso programma degli altri alunni. Questa richiesta solleva dubbi sulla reale intenzione della scuola nel voler aiutare la figlia. Di conseguenza il consiglio di classe si dichiara disorientato e richiede un incontro urgente con i genitori. L'avvocato Alessia Pontenani ha anche sottolineato le frequenti assenze della sua assistita.
Una lettera inviata dal padre Luciano spiega il motivo di queste assenze, ovvero l'assistenza alla madre che doveva sottoporsi a un intervento al piede. Ecco cosa ha scritto il genitore ai professori. A detta dei dottori, mia moglie in questo momento ha bisogno di appoggio morale e chi se non meglio della bambina può darglielo. Il problema attuale è che tra la documentazione fornita dalla scuola manca un certificato medico che confermi l'effettiva presenza di un deficit cognitivo, requisito fondamentale per poter ottenere un insegnante di sostegno. Se Alessia Pifferi fosse realmente affetta da tale condizione, ci si aspetterebbe l'esistenza di tale documento. La domanda cruciale è: dov'è questo certificato? Secondo l'avvocato Pontenani, è verosimile che sia in possesso della madre, a cui di solito viene consegnato dagli esperti secondo prassi. Non lo abbiamo trovato a scuola e ci hanno detto di averlo consegnato ai genitori. Non ci arrendiamo e speriamo di trovarlo all'ospedale policlinico dove ci risulta sia stata visitata. Davvero la famiglia avrebbe nascosto il fatto che Alessia ricevesse supporto scolastico a causa di un deficit cognitivo? Emanuele De Mitri, l'avvocato che rappresenta Maria Assandri e Viviana Pifferi, respinge categoricamente questa ipotesi. È falso. Quel documento non esiste, perché Alessia non è mai stata sottoposta a visita psichiatrica e mai è stata certificata per un sostegno a scuola. Nel frattempo la difesa ha rinvenuto il certificato di dimissione dall'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, rilasciato dopo che la donna aveva partorito Diana nel bagno della casa del suo compagno all'Effe. Nonostante i medici avessero consigliato di contattare un assistente sociale, nessuno ha provveduto a informare i servizi sociali. Ciò solleva ulteriori interrogativi. Perché? E sarà sufficiente quanto emerso?